the effigy, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. What's up, guys? My name is Peter e oggi siamo in un nuovo video di Clash of Clans. Sai che sei orribile quando parli così, vero? Allora, ragazzi, ti faccio vedere come fare. Come fare 50 trofei senza fare un cazzo. Come fai? Metti il municipio al centro e aspetti che ti attaccano. Guardate, reso conto difese. Allora, dov'è? Sì, guardate, ho fatto 21, 27, 28 trofei. 20... Scusami un attimo. Scusami, non ci credo. Aspetta un attimo. Praticamente ho fatto 100. Scusami un attimo. 101 trofei, guardate. Primo attacco, attaccato con un gigante, hanno sbagliato. Secondo attacco, andiamo a vedere la difesa del secondo attacco. Ho fatto 38%. Aspetta, cioè, quando è partito il gigante, subito dopo sono partite le madonne. Beh, è probabile, l'avrei fatto anch'io. Allora, ragazzi, zoomami un po' che non riesco a vedere. Niente, mi sta attaccando con una orda gigantesca di giganti. Gigante enormica. Come vedete qua, le trappole a scatto. E dopo vi faccio vedere un attimo. Le famose trappole a scatolo. Esatto, le famose trappole a scatolo. Poi scatolo. Il, sì, so che si dice scatolo. I giganti con la cura sono praticamente immortali, eh. Cioè, guardate, non gli faccio niente. Sì, ma il bello è che dopo basta che arrivino. No, sì, immortali. Sono immortali, guarda roba. Sì, va bene. Aspetta che arrivino lì dalla torre interna. E boh, vedete che ho messo una torre interna. Adesso non sono più immortali. Ho messo una danno multiplo e una danno singolo. E con i giganti è meglio, secondo me, danno multiplo. Sì, sì, perché vita, però. Ho capito, ma considerando anche le altre difese, vengono uccisi presto e subito tutti insieme. Ok, vabbè. Capito qua? Quindi hai usato questa tecnica qua, perché... Guarda, diciamo che io tengo così spesso. Comunque, guardate, lui ha la regina a livello 30. Non so che livello ce l'hai la regina? 12, l'ho appena finita. Come? 12. Guardate, goblin di merda che vengono uccisi subito dalla mia bellissimissima torre inferno. E guardate la torre inferno a livello... Sì, è stata su danno singolo. Come ha fatto fuori, ragazzi, la regina in un secondo, anche se di valore 30. Ci vuole pochissimo, comunque. Sì, vabbè. Quindi qui è riuscito a fare solo il 38%. Adesso sì, non vedere... si è preso solo l'esercito nero, praticamente. Boh, vabbè, ma non è che... No, abbastanza, no, difese. Poi guardate, uno ha fatto partire un rebarbaro al 12 e ha perso. E giù i cani. 27 trofei. Scusami, e quello lì con tempo è stato... Il rebarbaro cosa ha fatto? Non lo so. Cioè, è rimasto niente, lì? Ha fatto lì. Si è arreso, credo, sì, perché... Vedete che qua mi hanno attaccato, quindi qua, in questo punto, non ci sono più le trappole. Però vedi che hanno notato da dove c'erano le tombe? Esatto. Cioè, hanno capito da dove avevano già attaccato. E così non ci sono più le trappole, però ha messo... Questo meno... in quanto tempo? In questa notte. 101 trofei, mi sono svegliato così, 101 trofei. E usa i domatori questo qui? Usa domatori e giganti, però contro i domatori giganti, sempre ragazzi, torre inferno a danno multiplo. Vedete che questa qua è il danno singolo, ok, uccide velocemente, ma colpisce solo un bersaglio. Invece da questa parte abbiamo già fatto fuori praticamente tutti i domatori, anche se c'è stata messa in due cure. Sì, ma la cura contro torre inferno ricordiamo che è del tutto inutile. Sì, ma nelle altre sì, quindi considera che la torre inferno ha fatto fuori il bersaglio da sola. E qua invece abbiamo il re barbaro di livello 6 che passa sopra il bombone. Bello il mio bombone e muore, e giù porchi. E il mortaio, quel mortaio lì a livello dovrebbe essere al 7. Quel mortaio. Non ti ricordi neanche sì. Che difese hai? È al 7 dovrebbe essere, perché non mi ricordo mai il livello delle difese. Comunque, quel mortaio lì, anche se gli arcieri sono al 7, comunque questo sono al 6, ma anche se sono al 7, uccide con un colpo quel mortaio. Guarda, zoomami per favore nella morte dei cose. Dei giganti? Sì. Guarda che bello, vedi che giganti vanno giù piano, ma vanno giù tutti, capito? Vanno giù piano, ma tutti. Esatto, invece che andare giù una alla volta, vanno giù tutti insieme in un colpo solo. E qui riesce a fare solo il 40%. Intanto c'è Deka che mi manda un messaggio vocale. Ciao Deka. Adesso facciamo invece sul registro attacchi. Vi faccio vedere. Ho fatto dei fail allucinanti anche sì, io, e si vede. No, ma fai vedere quanti fail fai. Boh, ho attaccato un villaggio forte. Nel senso, guarda. Cioè, forte. Non guarda. Forte. Fa cagare. Guarda cosa succede. Beh, il mio villaggio praticamente. No, tu guarda cosa succede e poi ne riparliamo. Come vedete aveva tipo 456.000 soldi di Elisir disponibile, quindi non ho resistito ad attaccarlo. Non è neanche pensato, giusto? Esatto, ho messo una furia e ho distrutto la difesa aerea, giustamente. Poi, visto che avevo un curatore, metto il curatore perché tanto la difesa aerea è andata giù. Ma ti sei dimenticato che perché i giganti stanno tornando indietro? Perché si sono accorti che... Vedi, io ho messo la furia. Vedi, io metto la furia perché così dico, boh, fanno di subito distruzione, quella cazzo di torre inferno. No! Distrutta la torre inferno, metto una cura, i giganti recuperano e vinco sicuro. Perché andare al centro del villaggio quando posso tranquillamente girarci in giro? E invece, guarda, vanno dentro, tornano fuori, torno dentro, tornano fuori. E quindi si ritrovano in questo punto. Il curatore giusto qua, fortunatamente, non è andato giù. Ma si ritrovano l'altra torre inferno. Quello è il problema. Esatto, purtroppo questa tecnica contro la torre inferno non va bene. Avrei dovuto usare una pozione salto e indirizzare. Hai messo le streghe così tanto per?
Per prendere un po' di risorse. Speravi. Perché sì, anche i tuoi scheletri mi sembrano molto intelligenti comunque. Vedi che anche la strega. Le streghe, nel senso, a me non piacciono tanto, ragazzi. Perché vanno troppo avanti. Cioè, se stanno indietro va bene, ma se vanno troppo avanti. Le truppe che generano sono veramente ignoranti. Cioè, gli dai uno sputo, muoiono. E vabbè, ma scusami, cosa vuoi che generino gigante livello 8? No, capito. Che non esistono neanche? Io scommetto che se avessi avuto gli arcieri, avrei fatto di più. Adesso facciamo tornare al villaggio, guardate, vi faccio vedere invece un altro. Quindi quando hai preso? Un cazzo non ho preso, niente, fail totale. Adesso c'è questo però che mi ha dato bene, ho preso abbastanza risorse, oltre 500.000, guardate. Perché? Perché devo rifare le scariche, anche gli archi, tutto quanto, tutto un villaggio abbandonato. Non vedere bene che non vedo assolutamente. Da dove hai attaccato, scusami? Scusa, ho attaccato dal basso, come vedi. Ho attaccato dal basso, ho messo come sempre tutti i giganti. Blocco sì, prima l'ho messo qua per distrarre le difese, cosa hai fatto? Per mettergli spaccamuro. Bravo, che però lo stesso muoiono. E beh, gli spaccamuro ovvio che muoiono. No, nel senso, muoiono prima di distruggere il muro. Va bene, perché è arrivato il mortaio, vaffanculo. Il mortaio uccide con un colpo, purtroppo. Ah, vedo che metti di nuovo le streghe. Sì, ho provato a fare la tecnica giganti streghe, però ragazzi, non mi trovo. Preferisco avere giganti e. Pecca. No, giganti e arcieri. Perché le streghe fanno poco danno. Da sole, usando la magia. Quando generano le truppe fanno cagare. Perché le sue truppe fanno cagare. Un villaggio bello abbandonato questo qui. Sì, un villaggio abbandonato, infatti. Cioè, ci sono ancora i pacchi di Natale. Infatti, vedete che ho messo giganti e streghe. In teoria questo villaggio, questa tecnica dovrebbe essere usata per attaccare più per trofei che per risorse. Perché? Per arrivare vicino al municipio, quindi. Esatto, perché se devi attaccare per risorse, metti un duarcieri davanti alle miniere. Hai finito, hai preso tutte le risorse. Mi piace perché per una volta. No, ormai sta morendo. Cosa? Il curatore. No, il curatore è, dovete. Come abbiamo visto all'inizio, ho distrutto la difesa era, poi sono andato avanti. Ho messo il curatore. Bene o male il curatore subito dopo morirà, ma appena trova una difesa era muore, ma fino a quando non trova la difesa era, ti cura giganti e non è per niente male. Boh, si diventano immortali per i giganti. Appunto diventano immortali, almeno per dico un quarto di attacco i giganti non perdono vita. Sono immortali e distruggono tutto. Insomma, guarda questo numero di scheletrini. Stanno sì, morendo. Effettivamente gli scheletrini vanno bene, ma se qui ci fossero state ipoteticamente le torri infernative, avrei già perso. Perché i giganti muoiono. Sì. Gli scheletrini muoiono in 2 secondi, specialmente anche con la torre multipla. Gli stregoni. Sì, gli stregoni muoiono subito. Sì, quelli stregoni gli scheletrini muoiono subito. Qui questa strega che stanno a distruggere il municipio. Brava, brava strega. No, sono due in teoria, no? Due streghe vanno a distruggere il municipio. No, 3 mi sembra. No, non capisco. Sono due streghe, secondo me. Guarda, che tirano le bombe. Sì, sono. Zuinco Bombis. Ziaco Bombis. Dopo vedete qua metto l'ultima furia, anche se forse non serviva, ma tanto ce l'avevo, l'ho buttata, vaffanculo. Perché, tanto perché ho preso non un botto. Tenertela? Ma sì, ho preso un botto di risorse, cazzo mene. E adesso ragazzi vi faccio vedere un attacco. Ne ho fatto uno, sì. Vi faccio vedere la differenza di attaccare un villaggio che ha le torri inferno e non scariche, no. E beh. No, ma no, che veramente. Che no, piccolezza! No, ma cazzo, tu dici, boh, vabbè, Torre Inferno, stanno multiplo. Torre Inferno, stanno multiplo, sono una cosa. Io ho gli incubi. Sono fortissimi. Io ho gli incubi quando vedo quelle robe lì. Posso vedere, guarda, questo attacco che ho usato sempre giganti arcieri. Guardate che cazzo di villaggio stavo attaccando. Forte, forte. Però solo una Torre Inferno, l'altra dovrebbe essere in costruzione. Guardate, ho messo 2 spaccamure, non sono bastati. Allora ne metto un terzo. E finalmente muore. Ah, no, nel senso, però si spacca il muro. Questo è un villaggio forte, Sì, ma guarda, ci sono i maghi, i mortai, c'è tutto. No, boh, però che se me ne frega, vedi, come sempre, metto una cura in modo che i giganti. Ecco, va bene. Vabbè, io mi immagino che cazzo di molla ci sia sotto quella trappola. Una molla allucinante, che però non tira sui golem, ma 4 giganti sì. E vedete che dopo ho distrutto la difesa era, metto il curatore. Esatto, così il curatore mi manda avanti i giganti. Anche e i giganti saltano in aria, nel vero senso della parola. Vedete qua, io sono convinto che se avessi avuto arcieri avrei preso sicuramente più risorse, perché avrebbero distrutto questi depositi. Va bene, cavolo, non è capisci? Che poi... Sì, capisco. Poi considera che non ho la regina disponibile perché la stavo potenziando, quindi... Io avrei attaccato quella strega un po' più in alto. Da questa parte? Sì. Ma c'è il mortaio? Ho capito, che arrivo là. Ma c'è piccioni giganti, e i giganti intanto attirano le difese. Cioè, nel senso, se tu metti le streghe qua, ricordati che gli scheletrini devono spaccare il muro prima. Perché quindi prima che spacchino il muro. Prima che spacchino il muro, i mortai fanno fuori tutto. Per quello dico che gli arcieri erano meglio. Perché gli arcieri non sanno che spaccano il muro. E hanno più danno, giusto, sì. Comunque vedete qua, ad esempio, gli scheletrini pian piano adesso mi spaccano. Guarda quanto tempo ci mettono, considera che c'è ancora il rebarbaro.
Guarda quanto tempo ci mettono. Lì è vero, sarebbe stato il mortaio avrebbe, li avrebbe già uccisi gli scheletrini se arrivasse da quella zona. Invece qua, bene o male, non mi è andata malissimo perché la torre Tesla danno single, quindi anche se con un colpo uccido uno scheletrino per risparmiare. Deve dare tanti colpi. Esatto, da questa parte di miei di barbari, ma hai preso un po' di risorse? Non ho preso molte perché appunto distruggono. Guarda le guarda la torre inferno, non riesco. Non ho cuore per guardare quei poveri scheletrini sotto quella torre inferno. Esatto, gli scheletrini contro la torre inferno sono un macello, ragazzi. Vedi, se avessi avuto gli arcieri avrei adesso messo arcieri qua, che avrebbero distrutto questa parte del villaggio, sarebbero andate avanti e avrebbero distrutto anche l'altra dei posti degli Sir. Forse. No, sì, perché non è la torre Tesla non ci arriva fin lì, fino al razzo. Però mi sembra strano che ci siano tutte le prese così alte e c'è questo cannone che è esploso. Magari l'ha appena messo, non so. Vedete che le streghe appena arrivano lì, finite. Cadaveri, ragazzi. E ho fatto solo il 44%. Uomo morto che cammina! No, io sono sicuro che se avessi avuto arcieri avrei fatto il 50% per preso anche per risorse. Quindi adesso andrei a cambiare le truppe con cui attacco. Sì, provare a fare giganti arcieri, ma è abbastanza comune come tecnica. Vedi cos'è un'altra roba più figa di Rival Kingdom? Cosa? Che posso scegliere le difese, sì, le truppe con cui attacco al momento. Vabbè. Comunque, ragazzi. Ditemi che tipo di attacco volete vedere, che truppe eccetera eccetera. Ma io ho un attacco che voglio vedere. Tipo? Solo Goblin. Vabbè. Contro un villaggio maxato. Vabbè. Tutto ciao, al massimo. Ciao a tutti al prossimo video.